Bene, adesso affronteremo lo studio dei rudimenti. Cominceremo con lo stick control applicato direttamente al rulla 1, il rulla 2 e il paraditon. Dunque, lo stick control è sostanzialmente la coordinazione del braccio destro e del sinistro in un movimento sincrono. Immaginiamo i pedali di una bicicletta che si muovono uno in contrapposizione all'altro, mentre uno sale e l'altro scende. Lo stesso principio lo dobbiamo applicare alle nostre mani affinché il movimento sia continuo e non dettato da scatti. Questo farà sì che il nostro movimento sarà appunto circolare e il suono sarà tondo, non appunto fatto a scatti. Da notare che io non pongo attenzione a colpire la pelle, quindi al suono. Mi interessa semplicemente il movimento delle braccia. E affinché questo esercizio riesca perfettamente, devo porre attenzione a due cose. La velocità con cui le braccia scendono e salgono, quindi deve essere la stessa, e al punto di arrivo massimo in alto, che deve essere sempre la stessa per le braccia. Bene, adesso studiamo il rulla 1, approcciando questo studio con un metronomo a bassissima velocità, a 50 bpm. Bene, ripetete questo studio a velocità variabile, 60, 70, 80, 90, 100 bpm e così via. Logicamente, aumentando la velocità del bpm e del metronomo, quindi eseguire i 32esimi sarà un po' più difficile. Beh, cercate di sfidare voi stessi a raggiungere la velocità pian piano, gradualmente, la velocità a cui riuscite ad arrivare, facendo sempre attenzione a cercare di ottenere sempre lo stesso suono, come se fosse un tappeto di suoni continui e non sfalsati, quindi di avere la stessa pressione e lo stesso tappeto sonoro. Bene, adesso approcceremo lo studio del rullo a 2. Adesso vediamo il paradiddle. Il paradiddle è l'unione di un rullo a colpi singoli con un rullo a colpi doppi. Su quattro colpi avremo una prima parte infatti di due colpi singoli e la seconda parte di due colpi doppi. Per cui, eseguendolo con due mani, avremo destra-sinistra, destra-destra, sinistra-destra, sinistra-sinistra.